Eccola qui, Serenella Salomoni, buongiorno carissima, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Serenella? Buongiorno. Buongiorno. Magari non c'è. Buongiorno. Allora, tu sei sempre all'ascolto, quindi hai già sentito, ma io lo ripeto, può essere considerato un lutto quando ci si lascia, due si lasciano, si sta male. Sì, è vero, è proprio perché... ma non solo quello, perché le persone provano questa dolore, tristezza, ci sono sintomi depressivi, ma questo c'è anche ad esempio nelle persone che perdono il lavoro, la casa, oppure i tradimenti, le separazioni, i divorzi, e quindi chiaramente nel momento in cui c'è una persona che è innamorata e l'altra ti lascia, c'è un'elaborazione di questo lutto che deve essere fatto, è importante, perché ti deve portare verso un cambiamento, verso il fatto che che c'è qualche cosa che finisce, che per te era molto importante, e che poi ti lascia questo vuoto, questo dolore così forte che ti sembra quasi impossibile di poter andare avanti. E invece non possiamo neanche banalizzarlo. Delle volte prendiamo un po' in giro, no, queste persone che le vediamo così disperate, ma sono i dolori molto forti, quindi devo dire, non è la disperazione per un tradimento oppure per la perdita di un amore, per la perdita di una persona che è sempre stata nella nostra vita e che improvvisamente ci dice basta, non ci sarò più. Beh, insomma, è sicuramente qualcosa che ti sconvolge, che ti porta forse però anche a cambiare. Certo. Nel senso che qualche volta devi pensare anche che forse stai sbagliando a prenderti, ad innamorarti di persone che non vanno bene. Infatti, a me è successo. Io sono diventato più bravo dopo, più bravo, più forte, più produttivo. Ecco. Ho detto, ma con chi stavo? Diventa importante, e neanche vergognarsi di capire che se succede una cosa di questo genere e sto tanto male, posso anche rivolgermi a un esperto, assolutamente, un terapeuta, certo, e andare a vedere che cosa mi sta succedendo, che mi possa aiutare. Assolutamente. Ecco. Grazie Serenella, a presto, buona giornata. A voi, ciao, ciao. Buon 25 aprile.